Operazione Dirty Job, sequestrati beni per 1.800.000 euro a imprenditori casertani operanti all'Aquila, presunti affiliati al clan dei Casalesi. Il futuro a memoria. Questa mattina a Marigliano si è tenuto l'evento organizzato dal PD locale in occasione del 70° anniversario della liberazione italiana dal regime nazifascista. È Filomena Iovine, la candidata sindaco di Forza Italia per le prossime amministrative del 31 maggio a Marigliano. Commercio in crisi, annunciate chiusure al Vulcano Buono entro il prossimo mese di luglio. Strategie vaccinali e novità per una corretta informazione questa mattina in convegno a Napoli presso la Sala Scarlatti dell'Hotel Vesuvio. Questi erano i titoli principali, ci rivediamo dopo la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. Anola, villaminieri.it. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Videonola Notizie. Imprese casertanie si sarebbero infiltrate nel tessuto aquilano delle imprese edili, mostrando elementi di possibile contiguità con il clan dei Casalesi. In applicazione alla normativa antimafia, le Fiamme Gialle dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di beni per 1.800.000 euro. Vediamo il servizio di apertura. Si sarebbero infiltrati nel tessuto produttivo in provincia di L'Aquila con imprese edili composte da elementi considerati dagli inquirenti presunti contigui al clan dei Casalesi. Sono state le Fiamme Gialle del capoluogo abruzzese ad eseguire un decreto di sequestro in applicazione della normativa antimafia a carico di imprenditori edili casertani per un valore di circa 1.800.000 euro. L'attività trae origine da una complessa indagine denominata Dirty Job, conclusa nel giugno del 2014, che avrebbe consentito di riscontrare l'infiltrazione di alcune imprese edili di origini casertane che si erano affermate negli affari della ricostruzione post-sisma. Le indagini sono state indirizzate verso l'analisi del tenore di vita, delle disponibilità finanziarie e in generale della consistenza patrimoniale dei soggetti indagati. Uno screening patrimoniale che avrebbe fatto emergere numerosi cespiti di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, eccedenze che per gli inquirenti sarebbero il provento del reimpiego di illeciti guadagni. Il patrimonio colpito è stato quello di uno dei principali indagati e dei suoi familiari, costituito da terreni, immobili, beni mobili, quote societarie, capitale sociale, l'intero patrimonio aziendale e le disponibilità finanziarie. Rapina in pieno giorno a Salerno nella filiale del Monti dei Paschi di Siena in via Roma. Due banditi, forse italiani, sono entrati in banca attraverso un buco scavato dal locale della cabina elettrica che si trova alle spalle dell'ingresso principale in vicolo Giudaica. Ancora da valutare l'entità del bottino. Al momento della rapina erano presenti nella filiale anche alcuni clienti. I banditi sono entrati con il volto coperto da un passamontagna. Indaga la Polizia di Stato. Nel quartiere Sanità a Napoli sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di un uomo, Salvatore D'Alessandro, di 39 anni, che era stato scarcerato nel pomeriggio di ieri. Ignoti hanno sparato anche contro l'abitazione del suocero, entrambe le case si trovano in via Fontanelle. Il suocero di D'Alessandro, già noto alle forze dell'ordine, di 54 anni, era in casa al momento degli spari. Si è tenuto questa mattina a Marigliano il futuro a memoria, evento organizzato dal PD locale per il 70° anniversario della liberazione italiana dal regime nazifascista. Racconti e testimonianze si sono susseguite in piazza Umberto, il servizio di Isidoro Tardivo. Marigliano e la liberazione d'Italia, un convivio per restituire alla città la memoria e le testimonianze della resistenza tricolore.
Un anniversario, quello dei 70 anni, che il PD locale, insieme ai Giovani Democratici e l'associazione Independent Lab, ha voluto riconsegnare alla città con il futuro a memoria. L'evento che si è tenuto questa mattina in Piazza Municipio. Lettere, testimonianze storiche, memorie sono state esposte al pubblico presente per rivangare, grazie ad un excursus di lotta antifascista che ha abbracciato tre generazioni, uno dei più importanti avvenimenti della storia d'Italia, quale la resistenza italiana al regime nazifascista della Seconda Guerra Mondiale. Un evento che ha lasciato al pubblico presente la testimonianza di come il fascismo, nonostante sia oggi una cupa testimonianza di una terribile era storica, continui a vivere lì dove non vengano rispettati i dettami di uguaglianza e libertà, valori fondanti della società civile d'oggi. Antifascismo significa rispecchiarsi in questi valori e farli varrere ogni giorno, per consegnare alle generazioni future un mondo basato sul vivere in modo civile ed in completa democrazia. Marigliano purtroppo da anni non si celebra adeguatamente la festa della liberazione, il 25 aprile, che è una delle date più importanti della storia del nostro paese. Abbiamo scelto di riprendere questa storia, abbiamo approfittato del 70° anniversario per dire che è importante ripristinare quello che è il concetto di resistenza, il concetto di libertà, il concetto di antifascismo che deve scorrere nelle vene di tutti i cittadini italiani, di tutti coloro che si rispecchiano in quelli che sono i valori di libertà e di affezione nei confronti di questo paese. La nostra idea è stata quella di ripercorrere il sentimento appunto di resistenza e di antifascismo nelle tre generazioni che si sono succedute dal 1945 ad oggi. Interverranno su questo palco delle persone che sostanzialmente leggeranno quelle che sono le lettere dei partigiani e che rappresentano coloro che hanno fatto la resistenza. Interverranno poi il professor Rovinello, che è membro della sezione didattica dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza. Interverrà il professor Cassese, che è un professore di storia e filosofia al liceo Imbriani di Pomigliano, e Pino Orpello, che è del Coordinamento Nazionale delle Donne dell'AMPI. E questa rappresenta la seconda generazione, quella che io chiamo la generazione dei nostri padri, dei nostri genitori. E poi infine chiuderanno i ragazzi dei Giovani Democratici e di Independent Lab, che rappresenteranno cos'è l'antifascismo oggi. Beh, dato che non c'è futuro senza memoria, oggi è una giornata importante, questa iniziativa, oltre a quelle istituzionali che ci sono, dei Giovani Democratici e del Partito Democratico di Marigliano, con questo convegno sul ricordo, sulla storia, è fondamentale, perché il rischio nella società moderna è che si perdano i valori fondanti su cui è fondata e costruita la nostra democrazia. Tutti devono sapere che se oggi possono parlare, hanno libertà di pensiero, anche a dire frasi e cose indicibili, come ad esempio quelle che ho sentito da parte del segretario della Lega Nord sulla strage dei migranti, lo possono fare perché c'è qualcuno che ha dato la propria vita per consentire a questo paese di essere libero e di poter vivere serenamente in libertà. Questo sentimento non va disperso e quindi è fondamentale tramandare questi valori ogni anno ai più giovani. Padre e figlio sono stati aggrediti ed accoltellati da quattro giovani per motivi di viabilità. È accaduto intorno alla mezzanotte a San Giorgio del Sannio in provincia di Benevento. Le vittime, rispettivamente di 43 e 19 anni, di Paduli nel Beneventano, viaggiavano a bordo della loro Fiat 500. Giunti nei pressi di un semaforo nel centro di San Giorgio del Sannio, si sono incrociati con una Fiat Punto con a bordo i quattro giovani. È atterrato a Fiumicino il volo proveniente dalla Spagna con a bordo Lucio Morrone, di 53 anni, capo del gruppo criminale delle Teste Matte, operante per il controllo degli affari illeciti nei quartieri spagnoli di Napoli. L'uomo, inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi d'Italia, è stato individuato e catturato sulla Costa del Sol dai carabinieri di Napoli e dall'Unidad Central Operativa della Guardia Civile mentre ritirava denaro da un'agenzia postale. Sciolte le riserve in Forza Italia per affrontare le amministrative del prossimo 31 maggio a Marigliano. Sarà Filomena Iovine la candidata sindaco, con il supporto del Partito degli Azzurri e della lista civica contrassegnata dal motto Meglio Soli. Filomena Iovine è la prima candidata sindaco della città nella storia democratica del territorio. Vediamo il servizio.
Una donna ed è la prima nella storia democratica della città ad essere candidata per la guida dell'amministrazione comunale a Marigliano. Una candidatura di cambio di passo che da Forza Italia sarà proposta all'elettorato per il voto del 31 maggio. E con il Partito degli Azzurri a sostegno della candidatura di Filomena Iovine c'è anche la lista civica Meglio Soli, un logo del tutto simbolico e significativo nel marcare, almeno allo stato attuale, la condizione di distinzione, se non di separatezza, dalle aree di riferimento a Nuovo Centrodestra, Unione di Centro in particolare, oltre che alle componenti di Impegno Civico e Cambia con Noi, riconducibili al polo del centrodestra. Sono schieramente gruppi che potrebbero dare impulso ad una coalizione con il proprio candidato sindaco, ma il ventaglio delle scelte e delle decisioni contempla più variabili. Filomena Iovine è figlia del rimpianto Rocco, che negli anni 70 è stata tra le figure di spicco della Democrazia Cristiana del territorio. Dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Somma Vesuviana, Iovine è una figura che si distingue per professionalità e competenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche a Palazzo Torino. L'opzione per la candidatura di Filomena Iovine è stata fortemente voluta da Forza Italia e per quanto è dato di conoscere, NCD, UDC, Impegno Civico e Cambia con Noi avrebbero proposto la candidatura di Luigi Terracciano. Con le decisioni di Forza Italia e Meglio Soli, il quadro politico cittadino ad una settimana dalla scadenza della presentazione delle liste e delle coalizioni è quasi definito con le candidature di Francesco Capasso per il Movimento 5 Stelle, Antonio Carpino per la coalizione di centro-sinistra e Filomena Iovine. In Campania nei primi tre mesi del 2015 si sono registrati 353 fallimenti che incidono per il 9,3% sul totale di quelli verificatisi in Italia. A partire dall'1 gennaio 2009 sono 6.488 le aziende che hanno chiuso i battenti nella nostra regione. I dati sono stati estrapolati dal Centro Studi ANCE Salerno sulla base dell'analisi pubblicata lo scorso 14 aprile dalla Cribis DEB, società del gruppo CRIF, specializzata nella business information. Una crisi economica che spezza le braccia anche ai colossi dell'elettronica. Due negozi della catena MediaWorld entro il prossimo mese di luglio chiuderanno i battenti. Circa 100 i lavoratori a rischio licenziamento. Vulcano Bono si svuota di un altro marchio importante. Vediamo il servizio. Un vulcano che implode sotto i colpi di una crisi economica che non dà tregua, che morde la quotidianità, che genera chiusure commerciali e disoccupazione. A Vulcano Buono è stata annunciata la chiusura di MediaWorld, negozio del gruppo Media Market specializzato nella vendita di elettrodomestici e materiali elettronici, con 100 posti di lavoro a rischio. Un altro colpo per il centro commerciale nolano, che negli anni continua a registrare chiusure di esercizi commerciali. Una struttura, quella di Bosco Fangone, che doveva rappresentare la vitalità commerciale al dettaglio in un distretto dove terziario e logistica garantiscono lavoro e occupazione. Corsi di formazione, selezioni, assunzioni a tempo, il centro storico nolano svuotato dei grandi marchi, migrati nella piana per intercettare il grande flusso di cittadini utenti di una struttura moderna, di multiservizi, capace di dare nuova vita alle spente vetrine dei centri urbani. La novità, insieme alla possibilità offerta ai negozi del centro storico nolano di poter utilizzare spazi a pagamento del grande anello commerciale, aveva generato flussi e introiti. Poi la crisi, l'offerta in serie, che ha generato uguaglianze e similitudini, ha reso insostenibile i costi e un numero sempre maggiore di saracinesche abbassate, con il risultato di centri urbani svuotati e spazi commerciali spenti. Un appunto anche ai commercianti nolani e alle associazioni di categoria che in questi anni hanno timidamente accennato alla costituzione di un centro commerciale naturale, poi arenatosi davanti alla necessità di investire risorse economiche per attivare l'iter burocratico necessario al riconoscimento e alla costituzione. In altre città questa è stata la risposta ai grandi centri commerciali. Nola si è piegata su se stessa, aspettando tempi migliori.
Dopo una Pasqua senza l'uovo, il mondo del turismo spera nei ponti di primavera. Per i prossimi weekend, secondo il monitoraggio condotto dal Centro Studi Turistici con Assoturismo Confesercenti, si registra un tasso medio di occupazione delle camere disponibili negli alberghi aperti del 67%, con punte più elevate per il 1° maggio. Particolarmente buona la performance di Napoli, dove in occasione del 1° maggio sono state già prenotate il 95% delle camere disponibili online. Sarà presentato martedì 28 aprile al Pareto di Pozzuoli il libro Ali spezzati, Annalisa Durante, Morire a Forcella a 14 anni, di Paolo Miggiano. Alla presentazione, oltre l'autore, interverranno Alfredo Avella, presidente del coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, Pino Perna, presidente dell'associazione, Annalisa Durante e Ciro Biondi, referente del presidio Libera Daniele del Core, Campi Flegrei. L'iniziativa è organizzata da Libera in collaborazione con il Pareto e la Fondazione Polis. Un convegno per parlare di strategie vaccinali sulle novità per una corretta informazione. Argomenti sviluppati nell'ambito del convegno che si è svolto presso la Sala Scarlatti dell'Hotel Vesuvio a Napoli. Vediamo il servizio. Malattie che sembravano debellate del tutto sono invece in fase di ritorno endemico e sono la tubercolosi, la polio e il morbillo in particolare. Malattie che richiedono interventi di prevenzione capillari e diffusi a rete e veicolati da campagne mirate di vaccinazione. Campagne che richiedono il supporto attivo dei medici di base e delle famiglie. Per inquadrare la valenza irrinunciabile del ruolo dei vaccini basterà considerare qualche elemento statistico e così va registrato con la doverosa attenzione il dato per il quale su scala mondiale tra i bimbi di 5 anni il morbillo miete ogni anno 82.000 vittime più dell'AIDS e degli incidenti stradali. Sulla tematica di forte valenza civile, pubblico convegno all'Hotel Vesuvio a Napoli promosso ed organizzato dal Forum per un impegno sociale a cui aderiscono professionisti, docenti universitari e studenti. Ma intanto c'è il piano, come sapete, il piano nazionale che ha dato le linee guida, quindi noi ci stiamo muovendo sulla base di questo. Vedete, il vaccino è la prevenzione base. Se è ben organizzato il piano vaccino chiaramente funzionano e c'è un ampliamento, c'è una discussione sui meccanismi e le metodologie che sono stabilite a livello nazionale, noi li applichiamo a livello regionale, quindi c'è un monitoraggio continuo, c'è un controllo, ci sono gli aspetti di verifica continua, c'è una unica anagrafe, ci sono gli aspetti della gestione informatica dei dati, quindi è evidente che abbiamo un panorama di complessità che però coordina tutte le azioni. Abbiamo in particolare in campagna un utilizzo sopra la media in particolare del vaccino influenzale, ma più o meno ormai tutte le regioni dovranno poi avere un quadro di coordinamento unitario. E abbiamo visto quest'inverno la psicosi delle morti causate dalle vaccinazioni anti-influenza. Questo fa parte, è uno dei principali falsi miti che va assolutamente combattuto attraverso una cultura dell'informazione che sia la più ampia e la più corretta possibile. Di qui la mattinata sulle strategie vaccinali, come commissione del Consiglio Superiore di Sanità noi abbiamo la competenza ai vaccini, stamattina doveva essere qui anche la Presidente e abbiamo proprio la necessità di collaborare con i medici di base, con i pediatri di famiglia per cercare di rendere quanto più fruibile l'accesso alle vaccinazioni, ma soprattutto fruibile il concetto che la vaccinazione ci può salvaguardare da una serie di problematiche della salute molto più gravi. E quindi bisogna sfatare il mito che la vaccinazione possa essere un pericolo per i pazienti. E questo è il problema più vero, è un problema di comunicazione. Di comunicazione debbono saper fare i medici, fondamentalmente i medici di medicina generale, i pediatri, anche le associazioni di volontariato hanno una grande importanza e i mezzi di comunicazione come voi hanno una grandissima importanza. La disinformazione che a volte regna, vi ricordate l'episodio Fluan che ha portato a una mancanza di vaccinazione delle persone anziane, porta a gravi problemi di salute, a una mortalità più elevata. Quindi questo convegno ha proprio questo senso, di sensibilizzare la gente, sensibilizzare i mezzi di comunicazione, sensibilizzare i medici a migliorare la comunicazione con i pazienti.
è uno straordinario patrimonio di biodiversità naturalistico e floristico, quello che caratterizza i Monti di Avella, cuore del Parco Nazionale del Partenio. E domani alle ore 10:30 nei locali del circolo L'Incontro a Baiano, conversazione di Stefano Lanziello e Adolfo De Gennaro sulle molteplici specie floristiche delle aree montane, con la rassegna delle erbe mediche e officinali largamente utilizzate ieri come oggi nella medicina biologica e integrata. Ad arricchire la conversazione la giovane nota blogger food Rosa Danna, che presenterà ricette di buona e sana cucina all'insegna delle tipicità nostrane. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.